Salve a tutti. Oggi parleremo di The Punisher. The Punisher è un fumetto della Marvel con protagonista Frank Castle, che è un ex marine pluridecorato, molto bravo nelle arti militari, il quale gli viene assassinata la famiglia dalla mafia. E per questo lui si vuole vendicare e ammazza tutti i criminali possibili che trova nel suo tragitto. Prima quelli della propria famiglia e poi i vari criminali nei vari fumetti. C'è anche il film fatto nel 2004 e poi la serie televisiva che parla il dopo di quando si vendica dei criminali che hanno ucciso la sua famiglia, che praticamente trova una cospirazione di criminali e li vuole ammazzare. Comunque, questo è il fumetto. Ora parleremo delle mie armi soft air usate per andare a giocare nei campi soft air. Allora, abbiamo un po' di tutto. Allora, il principale è questo, il Beretta RX 160, quello che hanno i militari italiani, in colorazione ten, con mirino, con slitta, in cui si può mettere un'ottica, e poi anche una luce, possiamo dire, tascabile, una torcia elettrica. Allora, poi oltre a questo abbiamo, che ve lo faccio vedere, questa è la RX 160. Possiamo. C'è un VSR 10 per sniper. E questo è abbastanza buono. E con bipiede, ottica e tutto. E poi un fucile a pompa, questo è full metal, questo anche è full metal, quello invece è la linea Sportline, la RX, ed è fatto in plastica, in tecnopolimero, diciamo. Fucile a pompa full metal, poi abbiamo una Makarov, una 1911, una P99. E questa è una pistola a salve, non c'entra. Abbiamo poi questo. Ora vi faccio vedere. Beh, i coltelli me li porto perché non si sa mai, un coltello da caccia, è un coltello a scatto. Poi la cosa più interessante è l'arco, ne ho due. Questo è professionale, infatti non lo uso per il resto, lo uso altro, con questa freccia che praticamente alla punta, vi faccio vedere, alla punta svitabile, e io la uso senza punta e tiro le frecciate. Pallini.
0-20 ovviamente. L'altro arco, questo è quello che è buono per giocare soft tail, perché non fa male quando si tirano le frecce, quello meglio non usarlo. Poi c'ho una maschera antigas e queste sono tutte le mie cose soft air, tutte le mie cucine, tutte le mie pistole soft air per giocare come il personaggio The Punisher nei vari campi. E questo è, diciamo, il centro di tutte le mie armi, il campo base, diciamo. Comunque spero che vi faccio vedere le armi. Il VSR-10, con ottica. E il fucile a pompa. Comunque, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video. Il whisky non può mancare mai in The Punisher, perché è un grande bevitore, anche perché ha avuto la morte della sua famiglia. Questo è tutto.